Avete pagato il giudice? Ci abbiamo lavorato, ma ormai non c'è più niente da fare. La condanna è diventata esecutiva. Questo è quello che vi ha dato il centro, lo vedi? Numa Tempesta, facoltoso imprenditore, ed è. Guarda qua, lussuoso yacht. 60 metri, aerei privati, terreni, alberghi. Una vita nel lusso. Ah, vedo, quello sta con noi, eh? Magna sto minestrone, non rompe i coglioni, eh? Grazie. Ho visto un re. Se la riscusa? Ho visto un re. In questo paese il capitalismo è amorale, ci si formalizza per una condanna. Ma dov'è la carità cristiana? Sella, piangeva tanto. Ma di andarsela a prendere, quelli veri. Ma condannano a me, che lavoro sempre. Povero re. E povero anche il cavallo. Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah, beh. Vi piace Elio Germano? A me molto. E oggi ho per voi 5 curiosità che forse non sapevate. L'attore romano, classe 1980, ha esordito nel cinema all'età di 12 anni come protagonista del film di Castellano e Pipolo, C'è rotto papà, del 1993. Inizia a far parlare di lui nel 2007 per la scena di nudo integrale nel film Nessuna qualità agli eroi. Sempre nel 2007 si aggiudica il primo Davide di Donatello come miglior attore protagonista con il film di Daniele Lucchetti, Mio fratello e figlio unico. Elio è un antidivo perché, nonostante il grande successo, è un ragazzo semplice che non ha abbandonato il suo vecchio quartiere, così come l'abitudine di frequentare quartieri popolari di Roma. Nel lontano 1988 un giovanissimo Germano compariva nello spot del Pandoro Bauli e poi in quello di Kinder Bueno nel 1995. Elio è anche amante della musica, dal 97 infatti fa parte di un gruppo elettro-rap chiamato Bestierare. Lo sapevate? Fatemi sapere in che personaggio secondo voi Elio è stato più bravo in assoluto nei commenti sotto. A presto con nuovi video.